Aggiornarsi attraverso la formazione continua per riuscire a stare al passo con l'innovazione, questo è il senso dei corsi organizzati dall'Ordine dei Medici della provincia di Barletta Andria-Trani, così come spiega il presidente Benedetto Del Vecchio, che ha organizzato una serie di corsi a Trani. Formazione significa aggiornamento, tradotto in termini, come dire, più pratici, e significa soprattutto garanzia per i cittadini di avere di fronte a sé un medico che conosce le ultime evoluzioni della sua disciplina. Io dico sempre questo: che atteggiamento potrebbe avere un cittadino di fronte a un medico che gli dice: no, non conosco questa metodica, mi dispiace, questo farmaco è uscito adesso, non saprei. Io sono sicuro che scapperebbe via. Questo non deve accadere, il compito del medico è quello di rimanere continuamente formato. Non è facile, ma noi ce la mettiamo tutta. Particolare anche la formazione del settore odontoiatria, così come spiega il responsabile provinciale Palmino Canfora. La formazione in odontoiatria, mi piace sottolinearlo, che in Italia è a livelli elevatissimi. Siamo tra i migliori paesi a livello europeo e forse anche tra i migliori paesi al mondo. Una formazione che viene erogata da strutture pubbliche, dalle università, ma anche da associazioni, vedi l'Associazione Italiana Odontoiatri, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, grandi associazioni che offrono anche cultura. E anche dagli ordini stessi, per quanto riguarda soprattutto le problematiche di tipo deontologico, le problematiche legate alla responsabilità professionale. Diciamo che la formazione deve essere a 360 gradi, non deve limitarsi soltanto ad attività cliniche, ma anche a quelle extracliniche che riguardano l'organizzazione e la gestione degli studi.